E ovviamente nel farlo vogliamo dare il benvenuto alla nostra Chiara D'Affonchio. Pronto? Pronto! Ma ciao. Invece è partito lo spoiler automatico! Oh. La faccia dell'intervistato, non ci credo! Anche da Skype che fa gli spoiler. È incredibile, è pazzesco. È boicottati così. Vabbè, si è visto solo per poco, dai, si è visto solo per un secondino e poi è rimasto lì frisato e poi appena hai parlato si è riapparsa su. Sì, perché chi ci sta seguendo in video anche può vedere che siamo in diretta anche su Skype, cioè ci stiamo sentendo tramite Skype. E come funziona? Che quando parla, che c'è la telecamera fissa negli studi di Radio PNR e poi a seconda di quale intervistato parla si accende la telecamerina, solo che il nostro ospite giustamente la sua canzone se la stava cantando tutta prima e quindi Skype l'ha intercettato e l'ha fissato lì. Ma vabbè, sono così, il bello della diretta. Chiara, come stai? Bene, bene, che strano vederti in video, anche questo, ma che meraviglia. Ma sì, guarda, non ci facciamo più mancare niente ormai, va bene. No. E allora siamo pronti a partire per una nuova intervista? Prontissimi, prontissimi direi a questo punto. Con il nuovo ospite della serata. Com'è andata la settimana scorsa? Che io non c'ero, vi ho lasciato nelle mani del Brox. Cioè, so che è andato tutto bene, però insomma è andato tutto bene. Con Paola è stata una bellissima intervista. Il Brox ha fatto bene gli onori di casa. Non ho nulla da dire, quindi va bene. Meno male. Però Gloria, tu sei sempre tu. Vi sono mancata, ti sono mancata. Meno male, meno male. Tanto. Mi fa piacere. Però dai, facciamo parlare il nostro intervistato. Certo. Sennò è lì che frigge. Certo, vai, e vai. È l'intervistato giusto per queste giornate di sole e di inizio primavera, perché lui è un fiorista, Orazio Lavore di Arte Floreale. Ciao Orazio. Ciao Orazio. Ciao, ciao Gloria, ciao Chiara, grazie per avermi invitato. Ciao Orazio, grazie a te per essere qua con noi questa sera, è un super grazie piacere veramente averti come ospite. So che non sei agitato tu, tra l'altro, che sei tranquillo, no? Chi ha mai detto che sono agitato? Ma no, mai fatti. No, assolutamente. Siamo semplicemente in diretta con tantissimi ascoltatori. Buonasera a tutti. E come si fa ad essere agitati? Ma no, mai fatti, lo so. No, ma qua siamo tra amici, tranquillo. Non lo faccio vedere la foto che ti ho fatto nel da dove ha fatto il cartello tranquillo e morto. Giusto così, per drammatizzare un attimo i momenti di attesa. Ci poi sta. Mi sono scatenato con la mia canzone e poi adesso serietà. Ottimo, bene. Ottimo, giusto. Seri ma non troppo, parliamo di business, siamo seri ma sempre facendoci le nostre quattro risate. Quindi, Orazio, parlaci della tua attività, anche perché poi vogliamo scoprire anche il premio che hai messo in palio. Però prima raccontaci qualcosa di Arte Floreale. Allora, Arte Floreale è una realtà che nasce nel 2019, quindi per fortuna pre-Covid. Mi specializzo in più in eventi, matrimoni, tutto ciò che riguarda i sogni, il bello, realizzare i sogni. Ne parlava anche la canzone, no? Per questo l'ho scelta. Fermo, te lo chiedo dopo, non fare spoiler anche tu. Fermo. Va bene. Non è la D'Urso in pratica, perché qui tutto spoiler non si fa nulla. Orazio, guarda che Chiara molto ma infatti Chiara è severa, ti bacchetta, stai attento. E è una realtà che sognavo, è ciò che io desideravo, ciò che volevo fare. In questa situazione, in questo momento storico, è abbastanza complicato per tutti i settori e anche per il mio. Però teniamo duro, teniamo botta, non c'è alcun problema. È il mio negozio, è la mia creatura, e ciò che tutti i giorni porto avanti con impegno, con passione, con sudore, con fatica, ma con tanto amore. Perché i sogni vanno coltivati e non bisogna dire mai domani guardo, domani ci provo, domani mi informo, subito. Perché magari domani lo fa qualcun altro prima di te e tu hai perso la tua occasione. E io in questo sono stato molto fortunato, perché non ho mai detto domani, ho detto oggi mi informo, oggi prendo tutte le nozioni che mi servono per avviare la mia attività, per fare la mia formazione, tutti i giorni faccio corsi, tutti i giorni vado a
controllare ciò che il mondo, che il business del mio settore mi può offrire, e tutti i giorni nuove idee, nuove speranze per il futuro, nuovi progetti, e mi sveglierò qualcosa magari più tardi, non lo so, se okay. Fate le brave. Ah, va bene, va bene, no, io sono bravissima. Spoiler, non ci credo. Fantastico. No, ma è bello. Allora, sentire un ragazzo giovane, un neo imprenditore, in un momento così arduo. È vero, e delicato soprattutto anche. Questo ottimismo, questo amore, questa passione è fantastico, fantastico. Tra l'altro. No, tra l'altro la curiosità Orazio già lo conoscevo perché lui lavorava nel lavoro precedente in ufficio con mia mamma. Dai, la salutiamo. Ciao mamma. Ciao, Pier. Ciao mamma. Ciao. Non l'ho mai salutata. È giusto, bisogna salutarla. Però poi l'inizio della nostra vita imprenditoriale è successo più o meno nello stesso periodo, perché io ho cominciato nel 2018 e Orazio nel 2019, e tra l'altro abbiamo utilizzato uno strumento che noi lo diciamo, che così se qualche altro aspirante imprenditore lo vuole utilizzare, abbiamo diciamo partecipato a questo progetto che si chiama MIP, che è della Regione Piemonte in collaborazione con l'Ufficio di Collocamento e comunque altre varie risorse. Quindi se qualcuno si vuole lanciare nell'imprenditoria, quello può essere un canale per cominciare e per dare una mano, giusto Orazio? Sì, giusto, giustissimo. Giusto. Siete accompagnati dal primo giorno fino ai primi mesi della vostra attività, vi insegnano a far nascere, a curare e a crescere voi, e soprattutto a sviluppare. Per questo cambierete, e sarà chi vuole guardare, chi vuole informarsi, chi ha paura e poi il coraggio di buttarsi deve assolutamente farlo. Certo, certo. Ma Gloria, gli chiediamo a Orazio che cosa porta in dono. Certo. Intanto io volevo scusarmi con voi se mi avete vista un attimo trafficare, ma perché volevo far comparire nella schermatina in alto i vostri nomi, no? In collegamento con Chiara e Orazio, però niente, non ce l'ho fatta. Guarda che il prox ce l'ha fatta. Lo so, infatti è per questo, mi sentivo un po' in competizione, no? Cioè dovevo fare. Io però non ce l'ho fatta, quindi ci stavo tentando adesso sul filo dei vostri discorsi. Comunque sì, Orazio, io posso farti una domanda? Se posso chiederti, sì. Volevo sapere, Chiara giustamente ha detto che sei giovanissimo, un imprenditore giovanissimo e si vede, volevo chiederti quanti anni hai, se posso. 23. Alla faccia, super giovane, altro che, complimenti. Ho iniziato a 20 anni il percorso MIP, a 21 aperto, a 23 sono ancora qua e finché Dio ce la manda teniamo duro, no? Complimenti, veramente, bravo. Bravo Orazio. Un ottimo esempio, assolutamente. Vai, vero. Quindi però stavamo parlando a questo punto del nostro premio in palio di questa settimana, perché chi ci ascolta sempre lo sa, per chi non ci ascolta spesso invece lo diciamo ora: ogni settimana Casa PNR dà l'opportunità di vincere un premio in palio che potete farvi arrivare a casa, potete andare a prendere, adesso insomma si può anche uscire un pelino di più, no, per andare nei negozi a prendere le cose, ci sono le belle giornate, quindi potete anche fare due passi. Dimmi. Fioristi, andate dai fioristi, perché è un bene essenziale per la vita. Vero. Fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene agli occhi, fa bene al naso, perché profumano, fa bene a tutto. Vero, fatelo. vero, fa bene a tutti i sensi, quindi insomma super consigliato, ma anche perché ogni settimana appunto c'è un quiz, per chi risponde nella maniera corretta e ovviamente per chi è il primo a rispondere, perché solitamente durante le settimane ci sono anche più persone che danno la risposta corretta, però ovviamente possiamo scegliere la prima che ci arriva, no? Corretta. Quindi il fortunato vincitore si porta a casa un premio messo in palio ogni settimana dal nostro ospite di Tortona Business. Questa settimana il nostro ospite è Orazio Lavori, appunto, di arte floreale. E Orazio, che cosa ci regali? Cosa regali agli ascoltatori di Radio PNR? Un magnifico cimbidium. Orazio, scusa, ti abbiamo perso per un secondo, puoi mica ripetere? Sì. Un magnifico cimbidium, una pianta da interno prevalentemente, fa parte delle orchidee, sì. È un parassita meraviglioso,
vi consiglio di andare a vedere di che cosa si tratta e rispondete correttamente al quiz, perché se ve lo perdete non va per niente bene. Non va bene, non va bene. Quindi una pianta molto 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 particolare, beh, giustamente per... Assolutamente sì. Non svelo nulla, perché almeno così vanno a cercarsi la pianta, capiscono che cos'è e poi si danno da fare per rispondere al quiz. Altrimenti giusto, non vale giusto, niente il bravo, gioco, bravo. Mamma mia, Orazio, ma come con la... Ma che bravo, ma Chiara, ma guarda che, cioè, Gloria, è fantastico. Qua, cioè, andiamo a casa io e te stasera. Ma io sì, lascio tutto. Meno male che era agitato, che aveva paura e ansia, perché se era tranquillo che cosa succedeva? Ma è sempre così, allora, è sempre io così. Faccio uno spoiler. Vai. La pianta è molto bella, perché io per andare a casa passo praticamente davanti al negozio di Orazio, allora ho messo la testa dentro stamattina prima di rientrare e ho visto il premio in palio e ne vale veramente la pena, veramente. Ottimo, quindi andate a ottimo. Fare ricerche. Quindi Chiara ha testato vedere per credere, lei è andata a vedere e sottoscrive le parole di Orazio. L'ho fatto bene. Per voi, bene, mi sono bene. Sacrificata e l'ho fatto per voi. Grazie, grazie. Prego, prego. No, a parte gli scherzi, dato che ci tenevi a spoilerarlo subito all'inizio, perché hai scelto la canzone di Giorgia Credo? Dai, dillo. Allora, Credo è una canzone che credo mi rappresenti. È una canzone, è una sorta di inno, di esortazione, cioè ci esorta a dare il meglio di noi e soprattutto a vedere il meglio di noi stessi, perché... L'ho detto anche all'inizio, la parola paura, questo brutto sentimento, questa sensazione che abbiamo sempre dentro, anche semplicemente ormai per uscire di casa, oggigiorno si ha addirittura paura di mettere un piede fuori casa. Ma la paura è quel pizzico di consapevolezza che ti rende migliori, più forti di qualcun altro o anche di noi stessi. E in alcuni versi rappresenta proprio ciò che ero prima di aprire la mia attività. Ed è questo continuo sentimento, questa sensazione di non essere mai all'altezza di quello che si può fare, di quello che si può creare, ma non è così, perché nel momento in cui noi mettiamo anche nero su bianco, magari scriviamo tutti i nostri difetti, tutti i nostri pregi, tutte le nostre paure e tutto ciò che magari può essere una paura, e poi dici: ma io non ho paura realmente di questo, io non ho paura di pagare le tasse, pagare i contributi, raffrontare un cliente che magari ha delle richieste un po' particolari o addirittura che possono sminuire il tuo lavoro, no? Vendere una primula non è semplicemente una vendita per me, e anche magari curare la confezione, curare il cliente, chiacchierare con il mio cliente, sapere se sta bene, e questo prima magari non lo potevo fare o avevo paura di farlo, e mi ha dato modo anche di esprimermi, perché come avete sentito anche prima da Gloria, il mio negozio si chiama Arte Floreale, non per essere presuntuoso, ma perché credo che anche i fiori, anche coi fiori si possa creare dell'arte. A voglia. E negli eventi, nei matrimoni, in un bouquet, in una semplice composizione, anche per un mazzo di fiori da portare in chiesa. E appunto nelle canzoni, nella canzone che ho detto di Giorgia, esorta le piccole idee, nella piccola luce che c'è nelle idee, perché ogni luce è una fiammella e questa fiammella va alimentata. Va alimentata per essere migliori, per credere di più in noi stessi, per avere qualche complimento in più dalle persone accanto, da chi non ci conosce. Tutti i giorni sui miei canali social ricevo tantissimi complimenti e sono quel gas, quella benzina in più che fa alimentare le mie fiammelle, le mie idee future. Certo. Ma che meraviglia, cioè è arrivato a portare colori, profumi. Vero, colori, profumi e anche, se posso dire, dei messaggi piuttosto importanti per i nostri ascoltatori, soprattutto per quelli giovani che magari hanno un po' paura di lanciarsi in cose nuove. Ecco, però Orazio ci sta dimostrando che si può, insomma. Certo. Siamo tutti un po' frizzati, secondo me la connessione... Sì, è la connessione un po' lenta, va un po' in ritardo, un po' a scatti, però insomma ci perdoneranno gli ascoltatori, dai. È un
un pochino birichina, ma si sa, è così e siamo tutti così, penso. No, ma poi sono tutti abituati in questo periodo tra video riunioni, lavoro smart working, studio smart working, questo e quell'altro, insomma, secondo me ci capiscono. Esatto. La mattina a casa mia la connessione la andiamo a prendere dappertutto. Sì, no, sì. Allora, io invece volevo fare uno spoiler sulla canzone che ho scelto per Orazio. Oh yes. Allora, canzoni che parlano di fiori, ed è venuto fuori di tutto. Ci credo. Anche meglio scenità, a dir la verità. Allora, la tentazione di scegliere Rose Rosse di Nilla Pizzi è stata veramente forte, immagino. Anche La Casetta in Canada. Anche stata... no, Chiara, ce ne sono di tante altre migliori. Ci vuole un fiore. Papere, ce ne guarda, c'è un... la canzone italiana offre veramente piena un di vastissimo fiori. Repertorio. Nonostante tutto, questo repertorio, diciamo, un po' particolare della canzone italiana dei fiori, ho scelto una canzone italiana. Ok. È una canzone che ha un senso figurato. E per quanto riguarda Orazio, il suo lavoro in questo momento, basta, ho già detto troppo. Va bene, è l'ansia. Dopo te la dico, perché io, Gloria, voglio farmi raccontare da Orazio due cosucce. Prego. Veloci veloci. Certo. La prima è, per favore, spiega alle persone quel tuo servizio di fiore fresco mensile, che è fantastica, sì. Proprio è quella la cosa giusta, e poi anche le collaborazioni, perché tu sai che noi di Tortona Business on Air crediamo nelle collaborazioni, anche tu collabori, e quindi voglio che anche tu ci racconti le tue esperienze. Però prima la chicca del fiore fresco, è troppo bella. Io sono curiosissima. Ok. Settimana. È una promo che ho ideato grazie a un'idea di una mia cara amica, che poi si sviluppa pian pianino e si portano avanti quelle idee, quelle piccole lucine. Praticamente è promo 4+1, si chiama. È una promo che prevede tutte le settimane, al mercoledì o al venerdì, una consegna diretta di fiori freschi a casa vostra. Per un valore totale di 80 euro, e la quinta settimana è un omaggio che faccio io alle persone che hanno deciso di abbonarsi a questa piccola iniziativa. È uno sprono, è un'idea a, come dicevo appunto prima, ad avere qualcosa di colorato in casa in questo momento, dove è profumato. Sì. Anziché comprare gli odoranti, comprate i fiori, è lo stesso effetto, anzi migliore, perché è tutto naturale. Vero, beh, si fa anche ecologia. Assolutamente sì, tra l'altro ci tengo a precisare che io uso soltanto materiali italiani, dal punto di vista del confezionamento, tutto naturale, carte riciclate, carte riciclabili, alcune fibre particolari come il cocco, corda di tutte cose che si possono tranquillamente riciclare o riutilizzare addirittura in casa. Le carte con cui faccio confezioni i mazzi sono carte che magari possiamo utilizzare nei cassetti per non fare rovinare la nostra biancheria, sono carte che possiamo riutilizzare magari per fare un altro regalo, perché no? Assolutamente sì. E questa è una promo che permette di non uscire di casa, perché arrivo io direttamente a casa vostra con il vostro bouquet, vi permette di imparare a curare i fiori freschi in casa, perché nessuno è nato fiorista, ci certo. Si diventa, perché spesso mi sento dire: ma questo fiore non mi dura. Non è vero, non lo curi nel modo corretto. Se il fiore viene venduto o regalato fresco, e quella è una garanzia che il vostro fiorista vi deve dare assolutamente, il fiore in casa dura. Ci sono garofani che arrivano a durare un mese, ad esempio, semplicemente curandoli nel modo giusto. Vi do un piccolo spoiler anche io. Esatto. Ma noi non siamo mica avidi di spoiler. No, anzi. Per citare qualcuno, notizia shock gold spaiettata. Un piccolo consiglio per far durare di più i vostri fiori in casa. Vai. Soprattutto se sono bulbi. Acqua fresca, possibilmente un giorno sì, un giorno no, tutti i giorni non fa male, perché purtroppo si creano i batteri che fanno male anche a noi stessi, quando magari andiamo a inalare quell'acqua che è vicino a un tavolo o vicino al televisore piuttosto che al divano.
E all'interno dei vasetti, soprattutto se sono bulbi, andate a mettere un bel sassone. Mettendo un bel sasso nell'acqua, okay, poi un bel tocco d'acqua sopra, di modo che il fiore continui a bere, i nostri tulipani, le nostre calle, i vostri ranuncoli continueranno addirittura a crescere. Bene. E così dureranno un po' di più. Quindi in questa intervista anche il consiglio del fiorista. Ma meglio di così. Punto, è una rubrica mensile settimanale. Ah, guarda, se vuoi proponiamo anche business a questo punto. Non lo teniamo più, boba. Basta, ormai l'abbiamo perso. No, grazie, molto volentieri. I consigli del fiorista, guarda, mi piace già tantissimo. Se vuoi ci accordiamo e facciamo partire una rubrica così dall'oggi al domani, senza pensarci troppo. Io ci sto. Poi adesso è il periodo dei giardini, dei vasi, vero, sui balconi, vero, cioè vero, adesso vero. Macchine. Con calma, chiaro, non è proprio il periodo, fa ancora un po' freschino la sera mattina. Fa ancora un po' freschino, ci stava dicendo Orazio, l'abbiamo perso per un secondo, ci senti Orazio? Sì. Ma noi aspettiamo, okay, allora a piantare i fiori, quando si riprende la connessione li piantiamo. Aspettiamo il tuo via. Chiara, volevi chiedere ancora qualcosa a Orazio? Ma tu sei... guarda giù, veloce, yes, le collaborazioni che hai... che hai fatto, giusto per far vedere che anche Arte Floreale Orazio collaborano con altre persone, perché è la via giusta, è il modo giusto per sopravvivere, credo, in questo momento. Credo che le collaborazioni spontanee, soprattutto gratuite tra virgolette, nel senso che ogni azienda mette il suo senza avere in cambio nulla, è una delle pubblicità migliori. Io mi capita spesso di collaborare con atelier della zona, con atelier anche fuori dalla nostra zona, parlo di Milano, Genova, Torino, e collaboro tantissimo anche con ristoranti e agriturismi. Cascina Cabella, una tra tante, dove vado spesso a, oltre a prestare i miei servizi lavorativi, anche proprio ad allestire magari per shooting, con una mia carissima amica e fotografa che è Marta di Medusa Photo Studio, sempre di Viguzzolo anche lei, e Villa Garibalda, una delle chicche, una delle fiere agli occhielli di Tortona per le location del wedding e degli eventi in generale. E poi una cosa che mi piace tantissimo è collaborare con i miei colleghi fioristi, perché ci possiamo trovare tutti in difficoltà 5 minuti perché magari abbiamo finito un tulipano in casa, abbiamo una richiesta per il giorno dopo, e chiamare un collega per sapere se ne ha in casa da darti per aiutarti, o viceversa, qualcuno mi può magari chiamare per avere qualche cosa, è sempre una bella cosa, certo. un bel rapporto, una bella amicizia con tutti, certo. No, bene. E poi per scoprire tutte le collaborazioni andate a visitare la mia pagina Instagram e Facebook, lì vedrete tutte le foto, tutti gli shooting, i lavori che realizzo tutti i giorni e tutte le collaborazioni e tutte le mie amicizie dei miei clienti. Ecco Orazio, infatti a tal proposito volevo dirti, vuoi lasciare i tuoi contatti, le tue pagine social, come, dove ti possono trovare i nostri ascoltatori? Allora, scrivendo su Google semplicemente Arte Floreale Viguzzolo esco subito, anzi chi mi conosce se non ho ancora fatto recensione, è molto importante. E per quanto riguarda i social, su Instagram @ Arte Floreale _ Orazio, e su Facebook Arte staccato Floreale. Okay. Mi potete trovare anche con la mia pagina personale Orazio Lavore, e su tutti i social trovate anche il mio contatto cellulare WhatsApp, rispondo anche la sera per chi ha qualche urgenza. Cioè non ti stanchi mai, non ti stanchi mai, lavori H24 praticamente. Sì. Ma avevi dei dubbi? Cioè, no, ma infatti era retorica la domanda, in effetti. No, infatti è un vulcano, ma io è bello perché i giovani hanno l'entusiasmo. Se poi l'entusiasmo è associato alla passione, alla voglia di lavorare, di mettersi in gioco, boh, è bingo, è vero, bingo proprio. È vero. Ma prima di
salutarci perché il tempo è inesorabile. Io venerdì, quando se rientro a casa, vorrei passare direttamente dal negozio e ritirarmi il premio. Ah, lo come so. Come faccio a vincerlo? Lo so. Dunque, per vincere il premio, ve lo ricordiamo velocissimamente, basta seguire la nostra pagina Instagram Radio PNR, dove ogni giorno trovate gli aggiornamenti per quanto riguarda il quiz e i nuovi indizi. L'indizio di oggi deve ancora uscire, quindi noi lo diciamo adesso in diretta, così in anteprima. Poi potete andare sulla nostra pagina Instagram, ci sarà ovviamente il riepilogo di tutto quello uscito fino ad ora, e poi venerdì la risposta corretta e il nome del vincitore. Dunque, l'indizio della serata. Allora, questa settimana, Chiara, Orazio, non so se voi lo sapete, se avete già visto sulla pagina, se non l'avete visto non importa, ve lo dico ora, si parla di musica, ok? Quindi anche voi ci avete portato qua la canzone, ecco, noi anche questa settimana chiediamo ai nostri ascoltatori di indovinare una canzone, ok? E noi per adesso sappiamo che è una canzone non italiana, ok? Quindi una canzone straniera, è l'indizio numero uno. E l'indizio numero due, quello che diamo adesso live qua con voi, è che questa canzone straniera in realtà è colonna sonora di molti film, non solo uno, quindi molti film. Google. No, ecco. È un'impresa ardua questa. Lo so, è un po' più difficilino questa settimana, però insomma, per il premio è anche molto importante, quindi direi di andare a cercare e studiare bene. È bravo, mi hai anticipato, dicevo, per il premio che abbiamo in palio ne vale la pena, no? Quindi tu confermi, quindi direi che ci siamo. Meraviglioso. Va bene. Io voglio, ma Gloria, dimmi. Parliamo tra di noi, intanto non ci ascolta nessuno. No, okay? Certo, vai, dimmi. Ma se fai venire quell'intervistato di stasera a fare la rubrica dei fiori, per favore, possiamo esserci anche io e te? E certo. Non so che cosa viene fuori. No, ma certo, assolutamente, per forza. Guarda, perché non è per tu parolacce. No, ma intanto non ci sente nessuno, Gloria. Ci mettiamo d'accordo io e te. Va bene, ci sto. Facciamo, sai cosa facciamo? Facciamo anche la diretta video e allestiamo un bel salottino con dietro i fiori e le piante di cui parliamo puntata per puntata. Mi sembra, certo, assolutamente. Mi sembra un ottimo compromesso. Va bene. Io allora faccio tipo alunna da casa in giardino, vediamo se funziona quello che c'è. Facciamo così, no? Tu fai il istruttore, io faccio l'alunna. La teoria e la prova pratica. Non so se voi lo avete mai guardato, vi ricordate Art Attack, quando andava in onda qua in Italia il programma, che c'era Giovanni Mucciaccia che faceva vedere le robe e poi c'era Neil che nei prati giganti provava a fare la roba. Ecco, Chiara, tu fai Neil, va bene? Magari, era fantastico, faceva delle cose assurde. Va bene. Siamo giunti ormai quasi alla fine. Eh sì, ci dobbiamo salutare perché sono passate da poco le 7, quindi dobbiamo andare in pubblicità purtroppo, però prima di salutarci ovviamente io vi ricordo di andare su Instagram, fra poco uscirà anche il secondo indizio, la modalità di risposta, quindi seguite la nostra pagina Instagram, ma non solo, andate a seguire su tutti i social che volete anche Orazio Lavore di Arte Floreale di Viguzzolo, che questa sera è venuto qui a trovarci accompagnato naturalmente da Chiara D'Affonchio per Tortona Business Sonar 2.0, e io vi ringrazio tantissimo. Grazie. Entrambi, grazie Orazio, grazie Chiara, come sempre è stato un piacere stare con voi e Chiara, noi abbiamo appuntamento settimana prossima. Orazio, invece ti dico grazie ancora e grazie, in bocca al lupo per tutti. Tutto. Grazie, crepi il lupo. Grazie mille. Bene. Va grazie, bene. Grazie, è stato un piacere. Ma la mia canzone qual è? Adesso te la diciamo. È stata veramente fantastica questa intervista, perché io ci siamo proprio divertite. Vero, anche io facevo vero. Tutto lui. Va bene, no, ma va benissimo così, è stato proprio bello. Giusto. Allora, la canzone che ho scelto per Orazio è una canzone che parla di un matrimonio fondamentalmente andato a finire male, e dato che in questo periodo purtroppo organizzare i propri matrimoni non è una cosa così semplice,
Io ti dedico Fiori di Arancio di Carmen Consoli. Adoro! Ho sempre proposto ai miei sposi di metterla durante la navata centrale in chiesa, ma mi ha sempre detto di no. Lo sposo non si presenta, ci è così, è così. Grazie, grazie. Poi tutto un declino. Comunque, una precisazione tra parentesi. I matrimoni, se scegliete i fornitori giusti, si possono realizzare, tranquilli. Ottimo, bravo, ottimo, Orazio. Grazie Orazio. Grazie mille ancora, grazie, grazie a voi, Chiara. Grazie a tutti. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao. Che parole, eleganza nei modi, una lieve cadenza del tralpe dominio di sé. Gli incontri divennero assidui e frequenti.